Che cos'è, zio? È un manoscritto del 600, in antichi caratteri islandesi. E cosa dice? Discendi nel cratere dello Sneffels, all'ombra dello Scartaris, audace viaggiatore, e tu giungerai al centro della Terra, come io feci, Arne Saknussemm. È un'esperienza da verificare subito. Ma, zio... Fai le valigie, andiamo in Islanda. Ecco laggiù il porto di Reykjavik, proprio ai piedi dello Sneffels. Ci procureremo una guida che ci porti in vetta al vulcano. E poi? Seguiremo le istruzioni del manoscritto. Ma zio, non penserai davvero di entrare nel vulcano? Come geologo io credo alla possibilità indicata da Arne Saknussemm. Ecco cratere Scartaris. Ci siamo, Axel. L'ombra del picco indica un cono, lo Jökull. Guarda, Axel, l'antico esploratore ha lasciato un segno. Di qua si va al centro della Terra. Oh, zio Lidenbrock, io vorrei dissuaderti. Tu vuoi entrare nella canna di un fucile senza sapere se è carico. Noi seguiamo una traccia, Axel, e Hans è una buona guida. E siamo scesi al livello del mare. D'ora in poi la pressione dell'aria aumenterà, vero? Ti abituerai. Questa avventura è una vera follia, zio. Il centro della Terra è una palla di fuoco e noi presto arrostiremo qua sotto. Una teoria errata. A 10.000 piedi di profondità la temperatura è di soli 15 gradi. Il fuoco dei vulcani ce lo siamo già lasciato alle spalle e ciò che troveremo nel centro della Terra è un mistero. Zio, dove sei? Hans, zio, aspettatemi! Quante gallerie! Smarrito nelle viscere del mondo! Accidenti, chi mi troverà? Oh! Axel, ragazzo mio, eccoci qua! Guardaci, guardati attorno! Non siamo più sottoterra! Al contrario, siamo arrivati! Ma, e questo mare immenso? È il centro della Terra! È questo che aveva scoperto Arne Saknussemm! Hans ha costruito una zattera. Tenteremo la traversata. Là, guardate! Animali preistorici, saremo travolti! La terra! La terra! Zio, una frana ha ostruito la via di ritorno. Che fare? Ho portato dell'esplosivo. Alla zattera, presto! Abbiamo liberato un torrente di lava! Ci sospinge dentro il cammino di un vulcano. Risaliamo, ma dove? La bussola è impazzita! Stromboli, come mai siamo qui? Beh, caro zio, se raccontassimo a qualcuno da dove veniamo e per quale via, direbbe che abbiamo davvero perso la bussola.